Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denarben. Siamo tornati su Need for Speed Unbound. Proseguiamo la nostra carriera e andiamo un attimo a rivedere come stavamo con la macchina. Ok, i soldi ce ne abbiamo, 9.450. Abbiamo modificato qualcosina di performance in termini di motore. Non abbiamo potuto fare niente perché ci servono tanti soldi. Però dobbiamo sbloccare praticamente la parte pro, perché, però aspettate un attimo, questo quanto costa? Perché la roba costa tutta un botto. Quello che potevamo comprare l'abbiamo già comprato l'ultima volta, perché questo vi dice ci peggiora le nostre statistiche, quindi sostanzialmente adesso dobbiamo queste sono buone. Queste no, ma queste sì. Queste ce le montiamo. Vai, vai, montiamo ruote nuove. E trasmissione pure non era male. Ma poi finiamo i soldi. Ci servono adesso per andare a fare qualche garetta. Ok. A posto. Abbiamo un attimo messo pure qualche ritocco in più alla macchina. Ci andiamo a fare qualche garetta. Allora, vediamo intanto questo evento. Raduno, questo non lo possiamo fare, questo no. Vediamo di qui, evento derapata, ricompensa 3.400, staffetta. La prova finale delle tue abilità volante derapata, salta, colpisci gli oggetti e cerca di ottenere il punteggio. Sì, andiamo a fare questo, vai, perché tanto comunque la staffetta dobbiamo fare step by step, quindi ci andiamo a fare questa. Vediamo dove siamo. Ah, perché siamo all'altro garage. Tutto stasera, qualunque cosa tu stia facendo sta funzionando. Aspetta e vedrai, faremo tremare il mondo delle corse dalle fondamenta. Se lo dici la tua tu. Guida è la dimostrazione del mio genio. Il tuo genio. Alla so guida che non è tutto merito mio. Spigniamo, ma in un certo senso sì. Continua così, Schegge. Vai, vai, ragazzi. Allora, andiamo a farci questa staffetta. Te pare che non c'è la polizia davanti. La facciamo così, che manco ci guardano. Neanche ci facciamo guardare, guarda. Andiamo direttamente lunghi, anche se siamo andati un po' troppo lunghi. Però guardate quanto spingiamo la macchina, oh! Cioè, è un'altra macquina, Sì, vabbè, ora stiamo a fare un po' desterrato, quindi sicuramente non mi dà ragione. Però una grandissima macchina, un altro tipo di roba. Vai, eccoci. Pronti subito per andare a fare. Oh, che famo? Ok. Subito per andare a fare la nostra gara. Faccio vedere, ragazzi, dietro i nostri pannelletti nuovi. Ho messo verde perché giocando ogni tanto, ogni volta che giocheremo a un gioco, vi cambierò il colore, secondo me, adatto al gioco a cui giochiamo. Need for Speed mi dà di verde, quindi vi ho messo il colore verde. E, ok, vabbè, i rivali sono sempre gli stessi. Detto questo, lasciate anche un bel like per questo. E, come dico sempre, iscrivetevi per supportarmi. Andiamo a farci questa sfida. Diciamo che sfidiamo lui. Vai, proviamo a farci a prendere questi 550. Rischiamocela. Andiamo a metterci un po' di pepe. E bene, punteggio da battere. Qua ci abbiamo la staffetta. Dobbiamo, come l'ultima volta, prendere ostacoli, sgommate, derapate. Scopriremo chi sia il migliore. Il migliore siamo noi. Appunto, comandiamo noi. Vai, vai, siamo pronti. Si parte. Eccoci. Ok, qui bisogna fare tante cose insieme, quindi ostacoli. Fatemi un attimo riprendere la mano, ragazzi, perché siamo ripartiti così al volo. Vai, vai. Ok. Cerchiamo di fare più moltiplicatori possibili. Ok, perché tanto quando buttiamo giù il NOS, giustamente lui ci dà.
Ok, vai, vai. Dai, sali! Non dobbiamo punire nessuno. Vai, andiamo al per 5, che è il massimo. Stiamo, non so quanti punti, a 30.000. Buono. Bravi, bravi, ragazzi. Stiamo andando da paura. Almeno cercare di fare più di 80.000. Per... a farci una qualificazione decente. L'ultima volta avevamo un problema di comprensione cercando di capire tutte le cose che ci potevano dare punteggio. Ora che lo sappiamo, cerchiamo sicuramente di non perdere moltiplicatore. Aia! Cantambola! Vai, vai, butta carica sto NOS! 84.000, ragazzi, 84.000! Quindi già abbiamo fatto... porca merda! Merda, 85.000, l'avevamo fatto da paura! Mannaggia! Però vabbè, già sicuro non arriviamo ultimi, arriviamo terzi. Mi rosica perché stavamo andando molto bene e ci mancava solo un frociarci contro il muro. Bravo. Vai, vai ragazzi. Dai che abbiamo grandi possibilità di fare ottimi risultati. Dai. Aumentiamo ancora il moltiplicatore. Ostacoli sono tutti nostri, andiamo sul salto. Andiamo sul salto. Vai, ultimo giro, ultimo giro. Ce la possiamo fare, raga. Ce la possiamo fare. Siamo a per 3. Vai, vai, prendilo, prendilo. Così ci date il tempo. Bravi, bravissimi. Che carichiamo pure il NOS con le nostre sgommate. Solo che mo ci abbiamo più... non ci abbiamo più ostacoli da caricarci. Ah no, questo ce lo fa perdere, vedi? Quello ce lo fa perdere. Però meglio così, perché è meglio perderlo piuttosto che cancellarlo. 95.000. Aia. Capito. Avevamo abbastanza velocità per andare. Attacci. No, mi rosica perché di poco potevamo arrivare secondi anche, Bravi. Vai, 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 tira, tira giù tutto. Tira giù tutto. Buono, buono, buono. 102. Vai, prendi. Prendi! Quanto abbiamo fatto? Vediamo, ragazzi. Vediamo, abbiamo fatto un grande giro, eh. Grande gara, grande roba. Vediamo quanto abbiamo preso. Oh, 105. Ma è pochissimo, Ok, quindi buono, siamo arrivati comunque terzi. Certo, è lui arrivassimo primi. Però secondo me, oh, io secondo me abbiamo andato buono. Siamo andati bene. Riders Rides, serve uno strappo? Ehi, sono Giustizia, sei in zona? Ti vengo a prendere? Sì, è in fretta. La posizione. Arrivo, arrivo. Secondo me abbiamo fatto una bella gara. Lui ha rosicato perché magari voleva arrivassimo primi, ma secondo me abbiamo fatto una bella garetta. Ho capito che problema c'ha. Sono io. Lo so, Raiden. Volevo solo dirti che sono fiero di te. Eccoci. Vai, prossimo evento, evento derapata.
Ormai ci siamo. E sfidiamo. Giustamente, sfidiamo Boost. No, perché chiaramente dobbiamo fare un pochino di più per sfondare Boost, però. Oh, Trezzo a me non mi è dispiaciuto. Che cazzo, cioè, de poco, di tipo 200 punti. Tra l'altro a sfiga perché siamo andati a infrociarci contro un muro, perché se no non sarebbe andata manco male. Vai, vai. Qua un'altra volta, ragazzi. Tocca. Vai, tira giù. Ovviamente qui, ragazzi, i punti li facciamo le derapate, ma se è tutto rettilineo, io capisco bene. Come? Cioè, se vuoi fare l'evento derapata, ma fa metti per tutte curve, no? Cerco di derapare. Sì, vabbè, ho capito, ragazzi, però. Cioè, mi sto inventando la qualunque, ma è tosta, oh. Cioè, non sarò fenomeno io, ma la macchina corre. Dai, insomma, come fai a fare evento con sta cosa che non va? Cioè, guarda, fai la derapatina. La macchina ancora, si ferma. Non ci abbiamo manco più NOS, figurate. Stai qua. Ecco, appunto. No, ma avevo detto subito, ragazzi, che questo non poteva essere evento per sta macchina, perché non va. Cioè, non va abbastanza veloce, c'è abbastanza ripresa per poter fare evento derapata. Che qui vedi come freni. Non è che famo grandissime. Cioè qua tu devi arrivare veloce, a una velocità alta, e fate tutta la curva in sgommata. Ma come fai questa cosa su? Cioè, guarda qua. No, ma con 80 km orari, capirai. Però, vabbè, almeno abbiamo provata. Abbiamo capito un attimo com'è strutturata, perché è la prima volta che lo facciamo. E rosica, perché alla fine forse si poteva pure fare. Forse si poteva anche fare. Ho fatto 15.000. Forse si poteva anche fare. Forse devo fare curve un po' più secche. Vedi, forse farlo un po' più così. Un po' più secche, forse si può anche fare, Fare le curve un po' più. Sì, un pochino più un po' più. Ma forse si può fare, ragazzi. Ci vogliamo riprovare. Ci riproviamo un attimo, perché secondo me si può fare, Basta. Ah, non si può più fare. Se attaccamo Arkaz. Cioè, non ci abbiamo la seconda chance, ok. Serve uno strappo? Ehi, sono Giustizia. Sei in zona? Ti vengo a prendere? Sì. Dai, andiamo. La posizione. Capirai, siamo pure ricercati Flame 3. Arrivederci, grazie. Comunque ho capito, ho capito la tattica con questa macchina per poter fare 15 la gara derapata. La prossima sicura andremo meglio. Che devo fare delle derapate un po' più secche. Cambiando argomento, Lakeshore, che ne dite di parlare dell'ultima ossessione di Stevenson? Le corse clandestine. Sì, vabbè. Ma la sindaca è stata beccata mentre andava ai 70 all'ora nei. Capirai, grande corsa clandestina a 70 all'ora, Forse la polizia dovrebbe preoccuparsi dei criminali corrotti che amministrano questa città e non di quelli che sfrecciano in auto. Anche se nel suo caso le due cose coincidono. Insomma, avete capito, basta commenti. Ecco. 70 all'ora vicino a una scuola. La sindaca è un'ipocrita. Capito, vicino a una scuola magari non stavano uscendo i ragazzini, cioè, che devi fare? Magari in quel momento non uscivano i ragazzini, quindi dicevo, vado a 70, so di fretta. Aia, mazza che cappottata. Sì, quella canaglia è proprio davanti. Aia, sto. Ma che me dà una botta così? Fuori di testa, guida una Mitsubishi.
Una mi stupisci. Affittamento del soggetto a University Central. Sì. Aspetta, guarda come ti do giù, eh. Guarda come ti do giù. Presente, facciamo la finita. Mi centrale, il posto di blocco è stato correttamente posizionato. Sì, sì. Seguimi, seguimi. Interceptor, facciamo a pezzi questi. Porca merda! Avevo visto il muro, ma non pensavo che fosse de cemento, pensavo fosse un muro tipo di quelli barricate che potevi distruggerle. Dai, togliete su. Credo che ci stia seminando, ragazzi. Mi porto davanti all'auto e cerco di rallentare. Ah, bello. E io te voglio bene, però tenimi un attimo togli, perché me ne devo andare. Non c'ho tempo per divertirmi con te. L'auto sospetta mi ha seminato. Ma va. Qui centrale, abbiamo perso l'auto sospetta a Failmore. Via. Via, via, ragazzi, corriamo, andiamo a prendere questa. La canaglia deve essere nei paraggi. Sì, non sì. Abbassate la guardia. Cercami. Prego. Dove sta? Namo, chicca. Namo. Pronti, via, carichiamo la sulla macchina. Vai. Evita i poliziotti, andiamo. Disgommata. Via. Grazie, quegli sbirri non scherzano. Mi fa sempre piacere aiutare i colleghi. Ti fa onore. Aspettate che rimaniamo dietro la polizia qua perché... Dove ti porto? Al rifugio. Ricevuto. Perché ti hanno fermata? Non direi che mi hanno fermata. Si è trattato più che altro di urti, sterzate. Vabbè, ragazzi, siamo lì, togliamo dai. Avrò fatto impallidire la mia abuela. Quindi sei in fuga. Ah, stai aiutando una fuggitiva. Ti conviene trovarti un buon avvocato? Sì, ciao. Buttiamoci subito il NOS. Mostra quei tizi di cosa sei capace. Ma comunque questi c'hanno le macchine che corrono, Questi c'hanno le macchine che corrono. Quando corremo di più? Siamo i primi sulla scena. Niente male, siamo quasi al sicuro. Con te fino alla fine, Sundance. Tutto bene? Perché vai, parti subito un controsterzo. Certo, sono giustizia. Piacere mio. Dobbiamo merda. Fare tutto da capo. Qui pattuglia, ci pensiamo noi. Non voglio finire in galera oggi. A tutte le unità, l'auto è stata vista entrare a Cyril Heisler. E che Kaiser però, ragazzi. Pensavo che fosse una stradina. Mi sono castrato lì 2 ore. Vai, vieni a prendere qua, va. Il soggetto si dirige fuori strada. Anchetta lì! Via, via! Abbiamo colpito col collo, criminale. Criminale. In arrivo, centrale. Vai, vai, ragazzi, un po' di adrenalina poliziesca. Tanto ci stavamo a fare chiappa. Sembra del tutto fuori controllo. Sì, abbastanza, me ne sto rendendo conto anche io. Che non stiamo facendo massimo. Almeno l'auto si è alzata da terra. Il massimo della cosa di sanità, però. Ma guarda tu che cazzo di sfiga, stiamo beccando tutte le strade chiuse, oh! E porca puttana! Oh, tutte le strade chiuse! A tutte le unità, attenzione! L'auto è arrivata a Westbrook! Posizionamento posto di blocco riuscito! Ce la stanno davvero mettendo tutta! Vai, vai che te catturano così! Vai che ci catturano! Porca puttana, eravamo seminati, oh! Saluta Massore, da va! Sono troppi, ragazzi, sono pure veloci, questi c'hanno le macchine che spingono! Via, giù di qua! Il posto di blocco è stato correttamente via! Comando, non ci resta che ritirarci. La mia busta paga ne risentirà. Certo, sono giustizia. Piacere mio. Via. Ti seguo su Instagram. Punk Funk Diva. Adoro il tuo account. Ti ringrazio. Vai, fallo passare. Come un altro per esprimere chi sono. Dato che non l'abbiamo già fatto.
a tutte le unità. No, cazzo, ci ha visto. Ma che palle. Ho detto, oh, mo passa lungo. Corcazzo, ci ha rivisto un'altra volta, oh. Ma guarda tu se dobbiamo fare un episodio all'inseguimento della polizia. Mamma mia, sveglia. Che stecca che abbiamo preso. Oh, non riuscimo a seminarli, eh. Famo così. Lasciamo così, allontaniamoci da sta parte. Vai. Allontaniamoci un attimo. Perché se no non gliela famo più, eh. Perché ce li abbiamo sempre lì intorno. Posizionamento posto di blocco riuscito. Ma saluta Massore, da due al posto del brocco. Ancora lì. Non lasciate scappare il soggetto, i rinforzi stanno arrivando. Niente male. Siamo... Bella, Chicco. Ti ringrazio. È un modo come un altro per esprimere chi sono. Dato che ci ho messo un bel po' a scoprirlo. Capisco. Il modo in cui ritrai l'action. Vai, vai. Anche genuino. Autentico. Non so che abbiamo fatto, ma l'importante è che se stiamo a da. Anche perché c'è pure i soldi da portare a casa. Pochi, ma ce l'abbiamo. Era una fatica enorme. Ora vivo la mia vita. Ok. Seguo le mie passioni e aiuto gli altri a fare lo stesso. Allora, mo abbiamo seminati. Ci tocca tornarcene giù per qua. Magari vediamo le strade principali. Non male, ma puoi arrivare più in alto. Allora, vai, passate qui. Torna indietro. Scusate ragazzi, ma è stata una cosa semplice. Cioè, quando c'hai tre fiamme, immagino quando arrivi a cinque fiamme che può essere. Perché veramente non è stato per niente semplice. Poi abbiamo la polizia un'altra volta qua. Ma noi ce la prendiamo bella alla larga. Andiamo per campi. Bravi, bravi, passiamo proprio, stiamo a fa' aratura. Vai, vai che dobbiamo arrivare lì. Mamma mia ragazzi, che sudata. Una celebrità nella mia auto. Ehi Sanders. Che sudata ragazzi. Ok, abbiamo portato la nostra amica a casa. Mo' è arrivato il momento. Aspetta, assunto, visto che stiamo qua. Entra a rifugio. Scusami, eh. Eh sì, se portiamo i soldi a casa. E poi ci andiamo a fare la prossima gara. Porta. Aspettate, mo' ci andiamo a fare pure una bella modifichetta, eh. Ci andiamo a fare una bella modifica, manco male. Allora, ok. Mi spieghi cosa di speciale l'auto di Yas? Ho capito che è veloce, ma. Anche la nuova auto della matricola è notevole. C'è una lunga storia dietro quell'auto. Mica male, ho provato a ripararla insieme a mio padre, ma con la sua morte è finita in un angolo a prendere polvere. Troppi ricordi, eh? Già. Yas era qui da due mesi scarsi e non faceva che ripetere la stessa cosa. Capo, quando ha intenzione di riparare quel rottame sul retro? Io facevo finta di non ascoltarla. Per me era ancora una ferita aperta. Poi due settimane dopo trovai questo progetto. Disegni, appunti, tutto quello che Yas avrebbe voluto fare con quell'auto. Restaurarla, anzi ricostruirla. E quel progetto era... Qualcosa che piaccia a tuo padre? Così ho detto loro che se la riparavano potevano tenerla. E mentre lavoravano sull'auto la loro amicizia si consolidò. Una situazione da... E poi ce l'ha messa a quel posto. Sarà anche una questione sentimentale, ma capisco perché la matricola rivoglia indietro quell'auto. Un po' la rivoglio anch'io. Facciamo anche pure, ma rivolemo indietro. Ok, possiamo fare modifiche. Dobbiamo fare un altro po' di soldi per poter sbloccare il nuovo i potenziamenti per il garage. Quindi ci andiamo a fare un'altra gara. Questa che cos'è? Evento derapata, corsa clandestina. Ricorda, ricompense alte comportano grossi rischi. Lo so, hai ragione pure tu. Quella sicuramente è molto rischiosa. Probabilmente andiamo a fare quella. Questa a basso rischio. No, questa non ce l'ha niente. No. Non la possiamo fare.
Che macchina B non ce l'abbiamo. E niente, ragazzi, andiamo a farci questa, la proviamo. La vedo molto molto tosta. No, questa, scusate, questa qui, una gara ancora delle Xshore attraverso curve e strade strette. Diamo alla gente qualcosa di cui parlare. Andiamo a farci questa garetta. Pronti via. Si è fatto giorno. Io non so se, non credo Non che dimenticare che abbiamo non ti basterà polizia. una sola auto. La Grand è solo per i migliori. Quattro gare, quattro auto. Quindi puoi darti al collezionismo. Se c'hai questi soldi per farle. Ci date due spicci ogni volta. Ok, andiamo a farci questa gara, ragazzi. Pronti, via, eccoci. Allora, questa la battla più under culo, va, scusate, eh. Non so se questa cazzo, queste cazzate di evento. Ogni volta mi faccio fottere. No, non mi interessa niente la gara di velocità. Mi sta solo a far perdere tempo. Allora, andiamo. Campi, famo prima. Bella, Checco. Tranquilli. Ecco, magari se mi caricavo l'albero era meglio. Sta macchina praticamente l'abbiamo trasformata da macchina fuoristrada, trattore, fa di tutto. Però ci porta sempre a destinazioni. Più che altro dateci un po' più desordi perché abbiamo bisogno, eh. Dobbiamo migliorare, dobbiamo modificare, abbiamo un sacco di cose. È tempo che questa città guardi a un futuro più luminoso. Togliete dalle palle, su. Un futuro in. Pronti via, andiamo a farci, ragazzi. Nuovo evento, corsa clandestina, sperando di portare a casa buoni soldi. Andiamo a sfidare sempre sto boost perché fino ad ora non l'abbiamo battuto, quindi affanculo lo risfidiamo e cerchiamo di batterlo. Ragazzi, lasciate sempre un bel commentino, commento, un bel like, mi raccomando. Intanto, vai, pronti via. Si vede? Non vorrei essere te. Manco io, però. Che okay. Vorrei avere la macchina tua, forse, ma. Mai dire Mike, mai dire Mike. Intanto passa quarto. Bello, ma che te pensi? Sto a pensare. Che comunque in una gara tutta curve. Butta giù il nos, butta giù il nos. Bravo, dagli una spallata. Ragazzi, cerchiamo di portare a casa un po' di soldi. Ti pareva che la polizia non partiva subito? Ti sento che stai qua dietro. Ti sento che stai qua dietro. E che frulli di più pure di me, ma. Scusate, non ci metti assolutamente paura. Ci sono dei piloti di strada Dai, impegnati su. nella corsa. Mannaggia la puttana! Che cazzo! Lo sapevo, oh, lo sapevo! Siamo pronti Che mi doveva fracassare i coglioni, ma mi ha mandato a fan frontale, oh! Mannaggia la puttana! Io mi impegno a fare, la polizia mi manda a fan frontale. Vai, che tiriamo. Tira. 230 km orari. Bravo. È stato sveglio perché ha tagliato. L'ho visto dopo io. Che c'è stato un pezzo di poteva se poteva fare solo fuori strada per tagliare. Ti strappano la posizione, sta a guardare. Mezzega che volo. Mezzega che volo. Frena! Mortacci tua! Mamma mia, ragazzi! Che giro! Però comunque, non è andata male, abbiamo vinto la sfida, eh! Sfida, bella, Chicco! Muto e vattene a casa! E abbiamo perso soldi, però va bene! Almeno abbiamo vinto la sfida! Guarda l'infame. Di poco, si è pigliata pure 4500. Belle, queste gare sono molto fighe, ragazzi, perché veloci e ti danno un pacco di soldi che non finiscono mai. Io me ne farei al volo un'altra, se la troviamo.
Ricompensa, sì, andiamo a farci questa. Perché sono soldi facili, effettivamente. Io sto uscendo. Io e il mio vecchio prendiamo il pranzo in un posto sull'East West Corridor. Arraffiamo un po' di quei Sti cazzi deliziosi non ce lo ravioli e metti? li mangiamo a casa sua. Ravioli? Così mi viene l'acquolina in bocca. Oh, ma allora te ne lascio qualcuno nel frigo del garage nel caso ti venisse fame. Offro io. È il minimo che possa fare. In effetti è davvero il minimo. Non c'è di che, scheggia. Peace. Eccoci. Pronti? Pronti via! Evento, vai, facciamoci, questo ci può dare buoni soldi. Lo risfidiamo, tanto comunque sempre la vittoria con la sfida con lui ci dà begli spicci. Vediamo di vincere, perché se portiamo a casa questi soldi poi possiamo modificare il garage, andarci a modificare la macchina e fare un pochino di cose interessanti. Detto questo, Non si dà mai vai. sulla linea di partenza. Dovrei andare a nascondermi se perdessi contro di te. Ok, tira giù l'acceleratore. Prima abbiamo fatto in salita, non discesa. Dovrei andare a nascondermi e dirmi poi ha detto se perdessi contro di te. Ah bello, ho già perso una volta. Checkpoint saltato, punto. Tra l'altro ha perso pure lui perché la siamo portati con noi. Il problema è che quando salti il checkpoint. Fortunatamente. Vai, vai, tira, tira. Vai in scia. Ma porca merda, oh! Mannaggia la troia! Mannaggia la troia come frena, oh! C'ha una ripresa del carro armato sta macchina. Ho fatto la cazzata lì. Arrivederci e grazie. No, mi sa che c'è più culo perché in realtà non riusciamo a metterci in scia per prendere un po' di nos. Riusciamo a fare una beata micchia. Vai, vai, avanza. Ma togliete. Guarda tu che sfiga. Guarda tu che Me ne sarò sfiga! dietro, ok? Butta giù il nostro, sputa, 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 sputa tutto! Sputa tutto! Vai! Affanculo! Non so come siamo arrivati perché a un certo punto non ci ho capito più niente. E infatti ha vinto lui. Ragazzi, abbiamo sbagliato all'inizio, abbiamo perso un pacco di soldi che non finisce mai. Amen. E non so, portiamo a casa praticamente pochissima roba. Allora, noi adesso, perché questa ci rimane da fare solo l'evento della pata. Niente, allora noi adesso ce ne torniamo esattamente al garage e poi alla prossima occasione. Vediamo di avanzare. È un casino comunque, ragazzi, perché purtroppo sembra una stupidaggine, ma in realtà è tosto perché questi hanno tutti i macchinoni e il problema della macchina nostra è la ripresa, cioè abbiamo una ripresa che fa vomitare. Cioè, veramente abbiamo una ripresa che fa abbastanza schifo. Ah sì, ma non mi rompere le palle, pure in direzione sbagliata. Eccoci! Pronti! Oh, e fammi imboccare. Oh, mi fai entrare sto garage o mi vuoi tenere fuori? Fammi capire. E dai, eh. Ok, siamo entrati in garage.
Ragazzi, avanziamo. Oh, portiamo a casa 5.000. Ci facciamo un cazzo, perché con 5.000 crediti non ci facciamo niente. È difficile, inizialmente riuscire a vincere, ragazzi, perché come vedete la macchina sei cresciuto a Cyril Heights. È lenta. Sono stato cresciuto da mio padre. Anch'io. Ho passato l'infanzia nel garage, sai. Io nei locali notturni. Non vale nessuno dei due. A volte. Ma questo garage per me è come una macchina buona nuova, ma se continuiamo a lavorare sodo, credo davvero che tornerà in pista ancora più forte di prima. Oh, ecco. Beh, sai, io ora devo proprio andare. Ciao. Bene, ce ne andiamo anche noi, ragazzi. Continueremo il prossimo video, cercheremo di fare sempre meglio, la macchina è quella che è, ma vedremo come si evolverà la situazione. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale per supportarmi, vi do appuntamento al prossimo episodio. Un saluto dal vostro The Arman, ciao!